L'ISRE, l'Istituto Superiore Regionale Etnografico, nasce nel 1972. La legge regionale istitutiva prevedeva specificatamente quali fossero i suoi compiti istituzionali ed erano facilmente ravvisabili in tre categorie. Prima di tutto doveva raccogliere tutto il materiale antropologico ed etnografico, fino a loro possibilmente censito, e poi fotografare, ovviamente come spirito, la trasformazione della società sarda che avrebbe avuto avvenire negli anni successivi. In più gli è stato dato un patrimonio. Questo patrimonio consisteva nel Museo del Costume, il plesso storico istituzionale che già esisteva a Nuoro, e a cui venne poi dato un nome molto più complicato, museo etnografico, eccetera, eccetera, ma che noi ricordiamo più facilmente come Museo del Costume, e oggi siamo nel Museo del Costume, proprio al suo ingresso. Era semplicemente un museo che rappresentava il costume sardo. Poi vedremo come nel tempo questo museo è stato trasformato per arrivare ad una realtà veramente eccezionale. E in più gli è stato affidato un altro compito, quello di gestire la casa natale di Grazia Deledda, già esistente all'interno ovviamente del comune di Nuoro, che però meritava di essere riportata ad una luce splendente in quanto era piuttosto abbandonata. Da quel momento in poi, quindi, l'ISRE esisterà. Dal 1972 ad oggi sono avvenute diverse trasformazioni. In particolare, nel tempo, gli è stato affidato un ulteriore spazio museale, quello dell'eredità del magistrato Cocco di Cagliari, che è mantenuta presso il Museo della Cittadella dei Musei di Cagliari e ha uno spazio dedicato veramente molto interessante. È sempre un museo etnografico nel suo piccolo perché raccoglie tessili e anche manifatture argento, oro o anche lignee che comunque sono necessariamente una fotografia, uno spaccato storico di abitudini, ovviamente, di come possiamo definire, insomma, oggetti artistici che raccontano la storia della Sardegna e delle sue tradizioni. Questo stesso spaccato alla fine lo ritroviamo però molto più dettagliato nel Museo del Costume di Nuoro. Infatti il Museo del Costume sembrava dovesse occuparsi esclusivamente delle tradizioni popolari folcloristiche e invece oggi è divenuto proprio l'espressione della trasformazione della società sarda. Il cambiamento ci accompagna nell'evoluzione della società, facendoci ovviamente vedere il progredire degli arti e mestieri, per arrivare poi a degli spaccati del costume tradizionale sardo, ma in termini di abitudini, che sono la lavorazione del pane, la lavorazione del tessile, tutte particolarità che sono proprio tipiche della società sarda e qui dentro questo museo sono particolarmente curate. Tra l'altro sarà bellissimo per chi lo potrà visitare perché ogni spazio ha delle nicchie preziose che possono essere aperte con dei cassetti manovrabili e ognuno può andare a scoprire effettivamente che cosa custodisce quello spazio. Quindi non si limiterà soltanto ad osservare l'esposto, ma potrà anche andare ad indagare tutti gli oggetti più nascosti, che poi sono accompagnati naturalmente da delle descrizioni. Il museo, l'avete visto, poi esplode naturalmente nella sua magnificenza quando ci sarà la famosa processione dei costumi della Sardegna, che veramente è qualcosa di meraviglioso, che chi ha partecipato a momenti di folklore come possono essere ovviamente il nostro Sant'Efisio in primis, ma tutti i santi patronali delle città, veramente il camminamento ti accompagna in quella processione. Quindi io inviterò tutti coloro che vogliono venire a visitarci di affiancarsi a quella processione, di camminare in religioso silenzio, perché sarà veramente un momento particolarmente affascinante. Questo è il Museo del Costume oggi, però, quello che noi chiamiamo così etnografico, ma evidentemente all'inizio era veramente molto più scarno. E che cosa è successo inoltre dal 72 ad oggi? L'istituto è esploso in una marea di funzioni. Da custodi esclusivamente delle tradizioni popolari, che magari erano ritagli di giornale, naturalmente libri, datati a quella data, oggi possiamo dire che abbiamo sviluppato questo percorso in diversi passaggi. Abbiamo la biblioteca naturalmente meravigliosa che custodisce dei fondi preziosissimi, quindi raccolte epistolari, manoscritti di diversi personaggi,
naturalmente della Deledda, ma non solo, perché poi c'è il Fondo Dolfi, il Benzon, ce ne sono tanti altri, oltre che ovviamente testi abbastanza importanti. E quindi c'è il cosiddetto visivo, se lo vogliamo chiamare così, cartaceo. Ma adesso si è associato a tutta una parte cinematografica, quindi oggi questa mediateca si è sviluppata anche in altre aree e quindi abbiamo un ambito audiovisivo che tra l'altro abbiamo battezzato in un modo specifico, la sezione cosiddetta ISRE Cinema, che tra l'altro è facilmente aggredibile anche dai nostri siti web, perché abbiamo la sezione ISRE Cinema On Demand. Che cosa offriamo? Offriamo un patrimonio audiovisivo che è rappresentativo naturalmente degli studi etnografici, ovviamente che si sono trasformati in dei docufilm, dello sviluppo, della trasformazione della società sarda nel tempo, anche fino ad oggi, però ovviamente cogliendo tutti gli aspetti che naturalmente rappresentano l'antropologia che è necessario studiare della nostra società. Questi docufilm sono tantissimi naturalmente e in più sono stati sviluppati nel tempo anche grazie allo stimolo che l'ISRE ha dato allo sviluppo di alcuni festival. Quello più recente, che è sotto gli occhi insomma, di chi ci segue, è conosciuto come Israel. Anche quest'anno, proprio nel prossimo maggio, andrà in produzione il festival del 2021. E qual è la caratteristica di questo festival per cui l'ISRE ovviamente si pregia e si fa onore? Che invita autori anche poco conosciuti, che comunque ovviamente sono appassionati del mondo etnografico ed antropologico, a sviluppare dei docufilm. La cosa più bella che possiamo raccontare è che alcuni di questi poi sono stati omaggiati di partecipare addirittura a dei premi ben più importanti. Se non ricordo male, l'anno scorso, non faccio nomi, ma uno di questi fu addirittura diciamo incastonato nel percorso degli Oscar americani. Per cui è ovvio che anche per noi questo è stato un particolarissimo pregio. Noi proponiamo, quindi invitiamo questi laboratori che poi diventano effettivamente produzioni veramente interessanti. E questa è la sezione ISRE Cinema, ma ad essa poi si sono affiancate altre attività, anche perché con successiva legge regionale del 2016, se non ricordo male, la 26, abbiamo avuto in carico quello di coltivare la lingua sarda, cioè qualunque tipo di produzione che potesse ovviamente essere coltivata, dico riprodotta, in lingua sarda, o comunque anche tradizioni molto specifiche, come il canto a tenore. Quindi l'ISRE ha organizzato un'altra sezione, la sezione musica. E anche questa si compone ovviamente di prodotti che sono accessibili attraverso i nostri siti web, quindi l'ascolto, ma abbiamo organizzato dei festival anche l'anno scorso e quindi ci sarà anche quest'anno una continuità, festival ovviamente itineranti, che sono dedicati a queste musiche tradizionali, canto a tenore o comunque islandese, naturalmente in ogni caso sono itineranti perché abbracciano tutto il territorio regionale, quindi si spostano, non sono statici, ma coltivano queste tradizioni che sono finanziate appunto dalla regione Sardegna affinché non muoiano mai, e l'ISRE ne è in particolare cultore. Oltre tutto ciò però, noi andiamo alla casa natale di Grazia Deledda, non ci può mancare. E oltre che essere un museo fisico che ci racconta la Deledda stessa, in quanto ovviamente ci sono spazi ben ricreati della sua vita quotidiana e le cose di Grazia Deledda che ancora possiamo visitare, per noi la Deledda è un fiore all'occhiello, quindi annualmente, già da diversi anni, si organizzano le cosiddette giornate delediane. Giornate delediane che normalmente sono ancorate al 10 dicembre, perché è la data in cui fu dato il Nobel alla Deledda. Ma quest'anno mi pregio di poter dire che dobbiamo dare avvio alla celebrazione dei 150 anni dalla nascita di Grazia Deledda. Questo per noi è molto importante perché ci dà l'opportunità di rivisitare questa poetessa che amiamo, talvolta anche non molto conosciuta, o perlomeno conosciuta parzialmente, e vogliamo organizzare una celebrazione un po' diversa dal solito.
tanto per iniziare diventa una celebrazione regionale. Infatti sarà possibile organizzare 3 momenti differenti, uno ad ottobre, uno a novembre e uno a dicembre, in 3 città della Sardegna, quindi una a Cagliari, una a Sassari e si conclude a Nuoro. Le sezioni delle giornate delle Diane saranno ricchissime, ma tutti avranno un punto di riferimento costante, cioè far emergere la donna Grazia Deledda, la personalità di questa donna che da piccola massaia sarda, come era stata definita da Benedetto Croce, ha vinto un Nobel, ma ha anche dato di sé veramente una forza di carattere eccezionale. Pensiamo al coraggio di lasciare la propria identità, perché alla fine ha lasciato la sua Sardegna per crescere, come diceva lei, ma con l'ambizione di portare una lingua sarda nuova, che poi in fin dei conti era di parlare della Sardegna. Vincendo un Nobel, la Sardegna fu finalmente conosciuta da tantissimi che non sapevano nemmeno dove fosse, ma soprattutto comunque lei era veramente una donna all'avanguardia, in parte reazionaria ed in parte introversa e timida. Va scoperta, e allora noi con queste giornate delle Diane quest'anno proprio daremo la voce alla donna Grazia Deledda, e spero che questo sia veramente un momento appassionante per tutti coloro che potranno avvicinarla.